Avanti, cosa vuoi? La tua attenzione più totale. Sei un attore? Sì, di quei poveri falliti di cui parlavi. Beh, certo, è dura farsi un nome. Ma chi lo dici? Non darmi la caccia per schiacciarmi. Già così non trovo lavoro a New York. Ho fatto un po' di off-Broadway, off-Manhattan, ma non va più. Ora servo ai tavoli, pulisco i bagni, quello che capita per pagare l'affitto. Il solito cliché. Io potrei aiutarti, farti fare qualche provino. Quale provino? Non sei un agente, sei un pubblicitario. Certo, ma comunque ho dei contatti, li conosco gli agenti, ti faccio fare un provino. Sul serio? Sì. Che bello. C'è una persona che potresti chiamare. Dimmela. Prova il numero che hai fatto quando sei entrato nella cabina. Non so di che stai parlando, amico mio. No, fortunato te che me lo sono annotato. Vedo tutti i tasti che digiti. Vediamo se Pam è ancora al lavoro. No. Allora dovrò farlo io. No, fermo. Troppo tardi, sta già squillando. La metto sul viva voce, così puoi sentire. Che scherzi di merda. Stu, io non scherzo mai. Pronto? Ciao, Pam. Salve, chi è? Sono un caro amico di Stu. E non è che lui ne abbia molti. Ah, lo conosci? Conosco le sue bugie. Chi sei? Non preoccuparti. Stu ci ascolta e sente quello che diciamo di lui. Stu, è vero, sei lì? Senti, Pam, attacca quel dannato telefono. Lei non ti può sentire, Stu. Pam, temo che Stu non sia stato sincero con te. Che significa? Oh, cazzo, piantala! Stu ti ha sempre mentito. Pam, riattacca! Perché mai un uomo che ha un cellulare ti chiama ogni giorno da una cabina telefonica? Perché lì è più tranquillo, dice. Pam, è una scusa stupida. È perché la moglie controlla le bollette del cellulare e vedrebbe le sue telefonate a te. Ma Cristo. Lui ha detto che non è sposato. È sposato e come? Lei si chiama Kelly. Non l'ho mai vista, ma dalla voce sembra simpatica. Perché credi che ti inviti al City Hotel? Facili promesse per ragazze facili. Pezzo di stronzo. Promette mari e monti per portarti a letto. Tutte bugie, guarda, va. Non ascoltarla. Verrò dal Montana, ma ci sono anche lì uomini così. E poi... comunque non ho intenzione di andare a letto con lui. Ancora non conosco molta gente qui, ma lui... è gentile e ha promesso di aiutarmi. Non ha mai fatto di nessuno una star. Ciao, Pamela. Un bacione.